Come e che cosa mangiavano i lavoratori piemontesi nelle fabbriche del secolo scorso? Lo si può scoprire visitando la mostra Fame di lavoro, storie di gastronomia operaie, allestita a Palazzo Lascaris fino al 22 luglio. L'esposizione, che illustra le peculiarità dell'alimentazione del mondo del lavoro torinese, propone immagini, oggetti e documenti d'epoca. Una sessantina di piatti che apportano impresse vedute di Torino e del Piemonte sono esposte alla Biblioteca della Regione fino a venerdì 7 ottobre. L'allestimento, dal titolo Il Piemonte sui piatti, è curato dal collezionista Piero Gondolo della Riva. Fa tappa a Sant'Anna di Vinadio, in provincia di Cuneo, fino al 27 luglio, la mostra Ex Voto, arte popolare e comportamento devozionale. In esposizione immagini di quadri, gioielli, preziosi manufatti, risultato di una promessa fatta dal credente in cambio di una grazia, testimonianza di un rapporto particolare tra uomo e mondo soprannaturale. Dal 16 luglio al 28 agosto la mostra Piemontese alla fronte, parole e immagini 1915-1918 è esposta a Palazzo Levis nel comune di Chiomonte in provincia di Torino. La mostra, con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte, si articola in tre diversi nuclei di testimonianza: pittorico, fotografico e documentale.